Un derby veramente sentito, ricco di colpi di scena fino alla fine, una vittoria importante per la Nolese, arrivata proprio nei minuti finali con un rigore contestato soprattutto dai padroni di casa. Sì, diciamo una vittoria rocambolesca, ma direi meritata, perché se guardiamo alle occasioni create, forse abbiamo fatto qualcosina in più, anche se non è mai facile venire a giocare contro l'Esperanza, perché ha tanti bravi giocatori e poi anche il mister è di una categoria superiore, quindi è stata dura fin dall'inizio. Lo sapevamo già perché era un derby, sempre molto sentito, e siamo venuti preparati, l'abbiamo preparata bene in settimana e alla fine l'abbiamo spuntata. Ecco, una stagione importante quella della Nolese, dopo il cambio di allenatore di quest'estate con tanti innesti nuovi, siete comunque riusciti a disputare una buona stagione, adesso siete lì nelle parti alte della classifica. Questi playoff secondo te possono essere un obiettivo raggiungibile? Ma a livello di classifica al momento sì, diciamo che noi adesso puntiamo a fare i fatidici 40 punti che ci consentiranno poi di raggiungere la matematica salvezza e poi da lì tutto quello che verrà di più, ok, noi ovviamente ci proveremo. Abbiamo cambiato un pochettino, ma lo zoccolo duro, il gruppo storico è sempre lo stesso e siamo i soliti 5-6 vecchi con tanti giovani di valore che ci seguono, ci ascoltano e non si può che fare bene in questo modo. Un finale incandescente qui oggi a Cirié per questo derby con la Nolese, un'esperienza che recrimina per queste decisioni arbitrali. Secondo te, appunto, cosa ha sbagliato oggi l'arbitro? Se qualcosa ha Penso sbagliato? sia sotto gli occhi di tutti quello che è successo oggi. Ci ritroviamo alla fine della partita con un fallo da rigore dove è stato nettamente sbilanciato Corona. Ha toccato la palla di mano, l'arbitro ha dato rigore. Mi ha espulso perché ho solo detto che lui era solo saltato e basta, è stato sbilanciato. Ha espulso me, 5 minuti prima ha espulso Dauria, il portiere, per un fallo molto dubbio, espulsione diretta. Quello che posso dire è che sicuramente oggi la terna non era all'altezza, assolutamente all'altezza di una partita così importante, così difficile, un derby molto sentito. Devono mandare sicuramente delle persone più preparate, con il polso un po' più duro. Ci ritroviamo con persone espulse, penso quasi mezza squadra ammonita adesso più o meno. Quindi sono molto deluso, siamo tutti delusi dal risultato. Ecco, alla luce di questa sconfitta e soprattutto di queste squalifiche, la corsa verso la salvezza si fa ancora più complicata. Però oggi l'Esperanza ha dimostrato con il pareggio raggiunto quasi allo scadere di poterci ancora credere e di veramente lottare fino all'ultimo e non mollare mai. Certo, noi siamo una squadra che non molla mai, anche contro tutte queste cose che ci stanno succedendo. Sicuramente dall'inizio della ripresa noi abbiamo fatto grandi risultati, non bastano, dobbiamo fare molto di più, cercheremo di fare di più perché sicuramente vogliamo continuare a rimanere in ballo per la salvezza diretta, questo è poco ma sicuro.